Bella a tutti ragazzi, what's up? E benvenuti a questo terzo, a questo nuovo episodio di Minecraft Skyway Island 2. Ragazzi, se vi ricordate l'altra volta, nello scorso episodio, ci eravamo lasciati, diciamo, un po' male, un po' in una situazione un po' difficile, ecco, perché ci mancava la nostra carne di coniglio per fare questa quarta quest. E devo dire che dopo parecchio farming, dopo una bella giornata di farming, sono riuscito finalmente ad ottenere questa carne di coniglio. L'ho posata dentro qualche chest e vabbè, ora sarà sicuramente qui. Però prima di andare a fare la quest, volevo dirvi due novità che sono successe durante questa settimana in cui ho farmato, in cui sono andato un po' avanti, ovviamente non nelle quest principali, ma solamente per ottenere dei drop utili per il proseguimento della serie. Allora, sono andato innanzitutto a craftare un letto, perché sì, so che c'è il keep inventory, so che c'è il respawn sull'isola tranquillamente, però comunque sia mi può aiutare nel superamento della notte. Poi ragazzi, ho scoperto il perché i mob non spawnavano, ragazzi. L'ho scoperto. Non spawnavano perché stavo in Paceful. Ebbene sì ragazzi, stavo in Paceful. Purtroppo questa mappa, cioè io pensavo mi mettesse in easy appena partito, solo che mi ha messo in Paceful. Non me ne sono accorto, sinceramente è stata una gaffe abbastanza grande e purtroppo, insomma, ecco, è successo quel che è successo. Sono andato a combattere contro un po' di quei mob e devo dire ragazzi che ci sbagliavamo alla grande, perché non ci droppano cobblestone. I drop sono più o meno questi qui, tranne le patate e le carote ovviamente. Quindi zuppe di funghi, bone meal, ossa, frecce, queste cose così. E il primo mob che sono andato a sconfiggere mi ha subito droppato la testa. Quindi andiamo subito a piazzare e vediamo se abbiamo ancora questa chest buggata. Perché se, non so se vi ricordate, quella testa di Steve lo scorso episodio ce l'aveva buggata. Adesso vediamo andando a posizionare la cobbled se ce la bugga. Sì ragazzi, ce la bugga. Quindi devo andare a fare lo stesso lavoro che ho fatto per la testa di Stevie. Adesso non so se questo sarà un problema successivamente. Mi ha dato un'altra pecora. Mi sa che è buggato il mio monumento, ragazzi. Mi sa che è buggato il mio monumento. Adesso io non vorrei che mi si compromettesse un po' la serie. Mi andrò ad informare sicuramente e cercherò di risolvere questo problema, perché non penso ti diano due uova di pecora, insomma, così. Andiamo a fare questa quarta quest. Allora, innanzitutto devo andare a prendere un pezzo di carbone. No, patate e carote invertite, no. Fungo e patate invertite, no. Patate e carote invertite, no. Non so come cazzo si faccia questa cosa. Ok ragazzi, dovrebbe essere così, con la patata cotta e con il fungo rosso. Mi sono andato ad informare, io non avevo mai fatto una zuppa di coniglio e quindi non sapevo come fare. Questa è una sorta di giustificazione, raga, purtroppo non l'ho mai fatta, non sapevo come fa. Vediamo se così funziona. Mettiamo la carota lì, la patata la metterei a questo punto al centro, anche se non mi ricordo già più come si fa. Eccola, eccola, rabbit stew. Andiamola a prendere e vediamo se ci dà la quest. You're not bad. Un'altra isola spawnata, fill a bucket of lava. Dobbiamo andare a prendere un secchiello di lava, quindi spero che in quella nuova isola spawnata ci sia ferro. Ci sia ferro perché ci serve veramente tanto. Adesso io non so come andarmi a fare questo ponte, probabilmente con la lana che ho preso sulla nostra seconda isola. E andiamo ad aprirci questo ponte verso la nostra terza isola. Gatto di merda! Ok, sì. Troppo fuoco qui ragazzi, veramente troppo fuoco. Allora, qui abbiamo, vediamo subito una chest, intanto rompiamo, vediamo cosa c'è dentro questa chest. Ci sta di tutto, regà, ci sta di tutto, ragazzi, ci sta due staccionate di mossi cobblestone wall, due fire charge e l'armatura. Andiamo a vedere se in questa terza isola troviamo un po' di ferro, perché, ragazzi, cosa? Allora, qui c'è dell'oro, lo prendo subito, ok. Qui c'è uno spawn, ragazzi. Qui c'è uno spawn, ragazzi. Allora, qui richiudiamo. Allora, questo spawn non so cosa sia. Qui dobbiamo fargli un po' di spazio, raga, perché sennò non spawna per niente. Sta testa di zombie, la prendo perché comunque, oddio, qui sto per cascare. Non so se sul Monument Head c'è la testa di zombie, ma tanto il Monument Head è buggato, quindi se c'è o non c'è la stessa cosa. Ok, lì è per andare a Nether, ovviamente, una volta craftato il secchiello di lava. Quindi dobbiamo solamente aspettare che questi brutti ceffi si spawnano, anche perché vedo che hanno la testa di ferro, e quindi dobbiamo andare sicuramente a farlo così, il nostro secchiello di lava. Quindi aspettiamo un pochetto che questi brutti ceffi... io qua come faccio a risalire però, mo?
Oh, ma come cazzo? Ma come sono salito io qui? Ragazzi, però, intanto che noi aspettiamo la notte per poter andare. Guarda, mo si è spawnato un coniglio. Guarda se adesso mi dà la carne di coniglio come mi incazzo, eh. Che io l'ho. Io ci sono stato una settimana. Una settimana! Per trovare un cazzo di pezzo di carne di coniglio. Mi si spawna un coniglio dopo aver fatto la quest. E che mi dà? Carne di coniglio. Mortacci tua. Ragazzi, come ho detto, per smorzare un po' l'attesa, che arrivi la notte, tanto poso tutto quello che non ci serve. E vado a piazzare, anzi, vado a vedere se c'è la testa di zombie da piazzare. Tanto il nostro monumento è buggato, però comunque sia facciamo qualcosa. Sì, zombie head. Piazziamolo e vediamo, insomma, cosa succede. No, ragazzi, non si è buggata la chest. Ragazzi, non si è buggata la chest, ragazzi. Non si è buggata la chest. E qui abbiamo lo spawn chicken. Il nostro pollo probabilmente ci servirà, probabilmente no. Chi lo sa? Non so adesso cosa ci devo fare con questi animali. Andando avanti, magari ci torneranno utili. Per adesso va bene così. Un buon contadino coltiva il suo raccolto anche al tramonto. Sono un boscaiolo fallito. Ok, ragazzi, ho reso più sicuro il nostro mob spawner. Adesso aspettiamo che si spawnino e poi killiamoli e vediamo se ci danno ferro. Ragazzi, però ora sto notando che qua penzolano delle gocce di acqua. No! Vattene via te, vattene via, brutto coglione. Devo piazzare assolutamente delle porte, non si può fare così, con tutti sti mob de merda. Sì, ragazzi, avevo ragione, c'è la nostra mini fonte d'acqua. Quindi appena faccio il nostro secchiello, vado a prendere quest'acqua e vado a fare la fonte di acqua infinita. Eccolo, ragazzi, ragazzi, oddio, toglie tantissimo. Oddio, toglie tantissimo, no, ti prego non mi ammazzare. Ti prego non mi ammazzare. Lingotto di ferro. E dai, cazzo, e dai. E dai, cazzo. Ok, sappiamo che droppano i lingotti di ferro. E già, è tantissimo. Io là però devo andare a piazzare delle torce tutta la vita. È giorno, ragazzi, sulla nostra isola. Ebbene sì. Io voglio la tua testa. Il monumento deve essere completato. Sì, però se mi degnate del vostro spawn sarei anche felice. Eccolo, ragazzi, ne ha spawnato un altro. Andiamolo a killare, andiamolo a killare. Mamma mia, ragazzi, attenzione. Ma perché tiene in mano un'armatura d'oro di cavallo? Che ci ha dato? Non ci ha dato il lingotto. Ragazzi, sono andato ad ampliare un pochino la superficie di spawn di questi mob. E ho anche chiuso in modo che mi si possano spawnare anche di giorno. E, ragazzi, sto ancora a un lingotto di ferro, quello non c'è dubbio. Però mi hanno droppato l'Iron Head. L'Iron Head che adesso sto andando a posare al monumento. Vediamo cosa ci dà, che ricompensa ci dà. Il nostro monumento si sta completando bene. Dov'è Iron Head? Sta qui. Speriamo che non ci si buggi la chest e ci sia buggata, ragazzi, questa chest. Eh sì, un altro chicken, un altro uovo di pollo, insomma. Alcune ceste ci si buggano, alcune ceste no. Però sta di fatto che noi il monumento non lo abbandoniamo e lo completeremo fino alla fine. Ok, ragazzi, sono stato una decina di minuti qua sotto e sono riuscito ad ottenere il terzo lingotto di ferro. Quindi possiamo andare a fare il nostro secchio e possiamo finalmente andare a completare la quinta quest. Per quanto riguarda la fonte di acqua infinita, ho pensato di farla nel prossimo episodio. Vorrei chiudere questo episodio in bellezza con il completamento di questa quest. Ok, siamo pronti, teleport to Nether. Oh cazzo. No, 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 no. Allora ci siamo capiti malissimo, ci siamo capiti proprio. Blaze. Ok, io prenderò. Qua non posso prendere lava perché ci sono blocchi invisibili, quindi credo di prenderla proprio qui. Se riesco a prendere la lava là sopra. Yes! Quinta quest portata a termine, penso. Sì. Volete un kebab? Che carino! Guarda che è una faccetta. È una faccetta la terza isola. Vabbè, ragazzi, io ho questo lava bucket. Ah, posso andarmi a fare il cobblestone generator, regà. Con questa bellissima visione, ragazzi, io dichiaro chiuso questo episodio. È stato un episodio ricco. Abbiamo portato a termine due quest. E, ragazzi, nel prossimo episodio andremo finalmente a fare la nostra fonte di acqua infinita. La farm di canne da zucchero, perché c'era una canna da zucchero lì. E finalmente il nostro cobblestone generator. Oltre ad andare avanti, ovviamente, con la sesta quest, che è Craft a Brewing Stand. Continuate a supportare la serie, supportate il canale, seguite tutti gli appuntamenti collettivi che vi siete persi e non, perché ne arriveranno veramente tanti. Andate a vedere il video che è uscito sabato, ragazzi, perché è stato un video pazzesco. La nostra Whisper Challenge, ragazzi, c'è cioè uno dei video più belli sia da girare che da montare, quindi andatevela a vedere, ragazzi. Seguite la serie di Paolo che sta andando bene, sta vincendo per il momento e dico, e ribadisco e sottolineo per il momento. Questo terzo episodio, ragazzi, finisce qui. Io vi ringrazio tantissimo per la visione, spero veramente vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al quarto episodio di Minecraft Skyway Island 2. Da Ale a tutto. Yo!